La situazione degli appartamenti dell'Ater di Adamoli è una situazione che io definisco drammatica. Ripercorro brevemente le tappe. Il 3 febbraio io ho accompagnato il senatore Calenda a visionare gli appartamenti di via Adamoli. Che cosa ci si è presentato sotto gli occhi? Beh, una situazione sicuramente non bella. Suppellettili rotte, pavimenti rotti, porte rotte, finestre che non si aprono, ascensori che non funzionano. Cos'è cambiato dal 3 febbraio ad oggi? Poco, niente, pochissimo. Allora, io penso che il diritto alla casa sia un diritto sancito dalla Costituzione e i nostri concittadini non sono cittadini dell'Ater, ma sono cittadini di Teramo. La loro dignità non può essere calpestata e dopo 3 mesi hanno il diritto di poter rientrare dentro casa. Nessuno vuole fare passerelle politiche. Quindi io chiedo alla Presidente dell'Ater un incontro, non un confronto, un incontro. Magari anche la presenza del Sindaco, che è stato tra i primi a visionare quegli appartamenti, per cercare di trovare una soluzione. Lo dico anche nella convinzione che l'Ater sia parte lesa, perché evidentemente qualcosa gli è accaduto, a meno che non si voglia indicare i condomini come autolesionisti, come coloro che hanno rotto i propri beni. Un incontro che può scegliere nella data, nella forma, come vuole la Presidente dell'Ater, ma penso che sia arrivato il tempo, penso che sia necessario. Sono 3 mesi che questi nostri concittadini non possono rientrare nelle loro abitazioni, abitazioni che sono state assegnate loro. E stanno pagando anche affitti fuori. Ora è necessario trovare un punto di unione, un punto di incontro per cercare di risolvere questo problema, perché procrastinare, andare avanti, non crea nient'altro che disagio ai nostri concittadini e penso che nuocia anche a quella che è a quello che è l'ATER, a quella che è una struttura pubblica che deve assicurare dignità, che deve assicurare vivibilità ai propri condomini. Quindi io sono a completa disposizione del Presidente dell'ATER e sono pronto, pronto in ogni istante ad un incontro risolutore per cercare proprio di riportare ad un livello, ripeto, mi ripeto, lo so, di dignità i nostri concittadini.